Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento del nostro telegiornale TG6 che si apre parlando di maltempo, del problema frane nella città di Chieti perché due voragini in pieno centro hanno paralizzato la città questa mattina in piazza Garibaldi dove una donna è rimasta imprigionata con la sua auto dall'improvvisa apertura della strada e in largo Cavallerizza transenne e ruspe al lavoro per la strada squarciata. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Come tutti temevano, dopo la grande ondata di maltempo che ha colpito la regione, oggi si apre l'emergenza frane. Dopo Teramo e la sua provincia e Chieti questa mattina a dover mettere in moto la macchina dei soccorsi. Una donna che portava il proprio figlio a scuola ha visto aprirsi una voragine proprio sotto la sua autovettura, finendoci incastrata in pieno centro, in piazza Garibaldi. È servito il pronto intervento di due finanzieri per mettere al sicuro entrambi ed ora si lavora per mettere in sicurezza la strada. Nel contempo, dall'altra parte della città, il largo Cavallerizza, alle spalle di San Giustino, un'altra arteria è stata transennata per una frana che ha richiesto un intervento di grande portata. Intervento ancora non quantificabile economicamente, poiché si continua a scavare e non si ha contezza della situazione sottostante. Per ora si è proceduto ad inserire dei gabbioni in pietra di difesa contro gli argini instabili della strada, capaci di consentire il deflusso dell'acqua e al contempo il contenimento del terreno. Una città che corre dietro all'emergenza. Emergenza continua da un mese e che teme nuovi smottamenti. Il primo cittadino intanto, dopo tavoli istituzionali e annunci arrivati dal governo nazionale, chiede concretezza per interventi che hanno necessità di essere operati nell'immediato e soprattutto di fondi. Ma era una facile profezia quella che vedeva dopo le abbondanti nevicate, le piogge, anche le ultime piogge del fine settimana, una serie di danni, come dire, procurati da quegli eventi. Oggi li stiamo pagando in termini di frane, di smottamenti, di voragine all'interno della città e queste sono quelle che più ci preoccupano, quelle che stanno colpendo le strade principali peraltro della nostra viabilità. Abbiamo serissimi problemi che sono legati anche e soprattutto al finanziamento che dovrà arrivare. Non abbiamo più il tempo di ascoltare le conferenze stampa e non abbiamo più il tempo di grandi riunioni oceaniche dove ci si promettono i milioni di euro che arriveranno. Adesso noi stiamo lavorando indebitando il comune, facendo affidamento su ditte che si stanno fidando di noi per fare i lavori. Però questo non può essere un modo di fare pubblica amministrazione e quindi chiediamo al governo, e lo farò in settimana direttamente, di finanziare i comuni senza fare inutili passaggi che poi non portano i soldi quando servono nelle casse dei comuni. Ho necessità insomma di riportare a normalità una città che ha pagato forse più di altre gli eventi atmosferici dell'inizio di anno. Prosegue la conta dei danni da dissesto idrogeologico. Sono 70 finora gli smottamenti che hanno interessato l'intera provincia di Chieti. Strade chiuse, transenne in evidenza e il calcolo della pericolosità di ogni intervento. Un'altra frana è stata individuata nella strada che dallo scalo porta alla città alta, via Madonna della Vittoria. Un lato della carreggiata è franato a poca distanza da un'abitazione. Per ora il transito è stato interdetto ai mezzi pesanti e si valuta se interdirlo anche alle autovetture. Un quadro preoccupante che vede tanti appelli rivolti al governo Gentiloni, non solo danni per il terremoto ma anche una criticità territoriale vasta. Questo è il messaggio che nella giornata di oggi il presidente della regione D'Alfonso porterà a Roma all'incontro con il ministro degli interni, dell'economia e delle infrastrutture. E noi restiamo in argomento per parlare del decreto terremoto perché ci sono le proteste su questo decreto, le critiche del centrodestra ma anche le proposte che sono state avanzate questa mattina in conferenza stampa a Pescara dall'onorevole di Forza Italia Fabrizio Di Stefano. Onorevole Di Stefano, si parla del decreto terremoto che voi definite vuoto e poi oggi fate delle proposte proprio in tema, proposte che dovrebbero andare a vantaggio del territorio e delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto e dal maltempo. Le passerelle inutili del presidente Gentiloni non sono servite a nulla, le dichiarazioni vuote del presidente D'Alfonso men che meno, e allora arriviamo noi con delle proposte operative. Uno, che lo stato di emergenza si caratterizzi così come avvenne per la regione Piemonte con una nomina di un commissario nella persona del presidente stesso della regione, con subcommissari i sindaci dei comuni interessati e con uno stanziamento di almeno 120 milioni di euro
per tutto ciò che riguarda i danni alle strutture, alla viabilità, alle imprese, diretti e indiretti, quindi il danneggiamento del commercio, delle attività produttive e quant'altro. Due, l'istituzione di una zona franca che può essere sia urbana che più estesa. Zona franca urbana sicuramente per la città di Teramo e per la città di Chieti, ma anche più estese secondo le disponibilità e le volontà del governo. Infine un intervento speciale per la città di Teramo, in particolar modo per il diritto allo studio, per la realizzazione della nuova casa dello studente, perché a Teramo si sta avendo anche lo spopolamento della popolazione studentesca dovuta alla contestuale drammaticità degli eventi calamitosi e degli eventi sismici. Per quanto riguarda lo stanziamento dei 30 milioni iniziali per l'emergenza, io ho trovato risorse per innalzarlo di altri 100 milioni di euro. Noi esigiamo che si faccia per l'Abruzzo quello che si fece nel 2015 per il Piemonte. Parliamo ancora di maltempo, perché ammontano a 50 milioni di euro i danni subiti dal comparto agricolo in provincia di Teramo, e questa la stima fatta questa mattina dal presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo, che ha visitato alcune delle zone maggiormente colpite. Accompagnato Moncalvo dall'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe. Il susseguirsi delle emergenze che ha vissuto questo territorio a partire dall'inizio del 2017 soprattutto rischiano di far dimenticare la situazione drammatica che sta vivendo la campagna abruzzese, perché il combinato disposto di maltempo, sisma e mancanza di corrente elettrica per molti giorni ha generato una situazione drammatica. Oltre 50 milioni di euro il danno secondo le prime stime che abbiamo potuto fare, ma soprattutto almeno 10.000 animali morti. Allora occorre agire molto rapidamente, perché si tratta di salvare un tessuto economico insostituibile che lega l'agricoltura, la produzione di cibo e il turismo e che genera migliaia di posti di lavoro. Cioè, occorre veramente tenere conto che l'Italia è fatta per oltre il 50% di aree svantaggiate, di colline e di montagne, quindi non si può guardare solo all'emergenza, ma bisogna costruire un vero e proprio piano per la tutela dei territori rispetto al dissesto idrogeologico e tenere conto che garantire la presenza agricola su questi territori è l'unico modo per garantire loro un futuro e per garantire la tenuta di questi territori anche rispetto ai drammi generati dal cambiamento climatico. Le prime misure che abbiamo ottenuto sono un primo passo, occorre agire ancora in modo molto più rapido, sia in termini economici ma sia soprattutto in termini di semplificazione drastica di tutte quelle che sono gli adempimenti necessari per consentire a queste aziende di ripartire e di potersi costruire un futuro che non è solo il futuro delle aziende agricole, ma il futuro di un territorio che è profondamente legato alla vita dell'agricoltura del territorio. Serve guardare alla continuità dell'attività di queste aziende agricole, ma poi serve costruire un piano e un piano per un investimento futuro, duraturo su questi territori che sono fondamentali per il futuro del paese. Oggi sicuramente gli imprenditori non saranno fermi, avranno voglia, hanno continuato già in questi giorni, anche perché sono così importanti per un territorio come il nostro, quindi aiutarci a non creare lo spopolamento e quindi di conseguenza la burocrazia deve darci una mano ma non appesantirci. Ringrazio il presidente nazionale di Coldiretti Moncalvo per la sua visita in provincia di Teramo per rendersi conto da vicino della drammaticità dell'agricoltura, in particolar modo della zootecnia abruzzese. Io voglio ringraziare Coldiretti, che in queste settimane difficili è stata vicina alle istituzioni ma soprattutto vicina agli agricoltori e agli allevatori. Abbiamo sviluppato una serie di solidarietà, a cominciare dal mais, dal fieno, dalle granaglie che sono arrivate da ogni parte d'Italia e anche dalle altre nazioni europee, per contribuire ad alleviare i tanti problemi dei nostri allevatori. Inoltre abbiamo sviluppato il progetto Adotta una stalla, trasferendo tanti bovini dalle montagne verso il mare, verso strutture e stalle disponibili. Adesso abbiamo dei compiti ancora più gravosi, che è quello di iniziare la ricostruzione, e sono certo che con l'aiuto della Coldiretti nazionale noi possiamo sviluppare processi positivi per quanto riguarda la ricostruzione, e soprattutto noi dobbiamo fare di tutto per far rimanere le nostre aziende, i nostri imprenditori insediati in queste aree così difficili della nostra montagna.
E ora torniamo a parlare della tragedia del 18 gennaio scorso a Farindola di Rigopiano, perché 1000 fiaccole sono state accese sabato sera al Palazzetto dello Sport di Penne per ricordare le 29 vittime della slavina che ha distrutto l'hotel di Rigopiano. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Erano circa 1000 i partecipanti alla commemorazione in ricordo delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano, che si è tenuta sabato sera presso il Palazzetto dello Sport di Penne, lo stesso che ha ospitato per circa 10 giorni il campo base dei soccorritori. Nel buio del palazzetto si sono ricordati i nomi di chi non ce l'ha fatta ad uscire da quel paradiso, che di colpo è diventato l'inferno per tutti. L'omelia, officiata dal vescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha ricordato così la tragedia di quel giorno. Un momento di preghiera, di raccoglimento per queste persone, per le famiglie che hanno perso i loro cari, se è possibile un momento di consolazione per loro. E poi un gesto di speranza, perché la morte non ci può sconfiggere, i disastri non ci possono abbattere. Soprattutto perché anche un gesto di speranza nei confronti del paese di Farindola, che certamente ha perso anche un aspetto importante della propria economia paesana. Durante la serata varie le testimonianze, come quella di Fabio Pellegrini, uno dei primi soccorritori ad intervenire quella notte. Purtroppo è un'occasione in cui si ricordano queste vittime dell'hotel, anche se poi effettivamente c'è anche una speranza, c'è stata la speranza che ci sono stati poi sopravvissuti, e in particolar modo tutti e quattro i bambini, e questo almeno ci lascia, come dire, una briciola di, non di felicità, ma di almeno di serenità per tutto quello che è successo e tutto quello che abbiamo visto appena arrivati su all'hotel. Sono esperienze indimenticabili che raccontarle, purtroppo, per chi non le ha vissute oppure solo sentito dire per televisione, lasciano il segno. Non sono mancati momenti di tensione quando i genitori di Stefano Feniello hanno protestato duramente nei confronti del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. La commemorazione si è chiusa con la consegna di bonsai di olivo da parte del vescovo a tutti i soccorritori. E noi parliamo ancora di questa tragedia perché è stata depositata presso la procura del Tribunale di Rieti la denuncia, querela del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, nei confronti di ignoti autori della vignetta e dei direttori responsabili della testata del periodico francese Charlie Hebdo in riferimento alla rappresentazione della tragedia dell'hotel Rigopiano. Nel disegno si vedeva la morte in sci con due falci al posto delle racchette. Il testo recitava: Italia, la neve è arrivata, non ce ne sarà per tutti. La decisione di presentare querela era stata presa in linea con la decisione dei mesi scorsi presa dopo la tragedia di Amatrice. Il periodico satirico si rese autore infatti anche in quell'occasione di una vignetta ritenuta offensiva. Pertanto era stato convenuto di procedere alla querela nelle stesse modalità decise allora dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, per intraprendere un percorso che vede unite le due comunità in un momento di difficoltà, cordoglio e speranza. E ora parliamo di cronaca, perché è deceduto sabato sera per complicazioni all'ospedale San Liberatore di Atri Paolo Mucci, il pensionato 81enne che era stato investito lo scorso 30 novembre a Pescara in via Tirino mentre si trovava sulla sua bicicletta. Ad investirlo una Fiat Panda condotta da una 67enne pescarese. Il pensionato inizialmente era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara, poi dopo il miglioramento almeno parziale delle sue condizioni, il trasferimento all'ospedale di Atri per la riabilitazione. Sabato sera le complicazioni ed il decesso. Ora i familiari chiedono l'effettuazione dell'autopsia. Del caso si sta occupando il PM della Procura di Pescara, Paolo Pompa. E noi restiamo a Pescara, ma cambiamo argomento, perché questa mattina si è tenuta la conferenza stampa presso il comando di via del circuito del sindaco di Pescara Marco Alessandrini, del vice sindaco Enzo Del Vecchio e del comandante del corpo della Polizia Municipale Carlo Maggitti per il resoconto dell'anno 2016 per quanto riguarda l'attività dei vigili urbani a Pescara. Vediamo. Purtroppo si viene sempre associati ad un'attività di repressione, di prendere soldi dalle tasche dei cittadini, quando invece la Polizia Municipale non è questo. Non è un caso che oggi si festeggi San Sebastiano, lo festeggiamo oggi, la data era il 20 di gennaio.
patrono dei vigili urbani, San Sebastiano è un martire voluto proprio appositamente dal Papa e nominato come custode e protettore dei vigili urbani, quindi è paradossale che abbiamo un santo protettore martire e poi invece ci si veda e ci si ricordi non per ciò che facciamo nelle emergenze, nella quotidianità, ma per quelle che è una delle nostre tante attività, che è quella della polizia stradale. Noi facciamo edilizia, facciamo commercio, facciamo ambiente, lavoriamo con la ASL per i trattamenti sanitari obbligatori, per i cani, per l'ambiente, con la procura, con la questura, lavoriamo con tutti. La nostra divisa è tra le più invise, erroneamente. Questo comando ogni anno riceve 40.000 richieste di intervento e questo mi sembra un dato molto chiaro. Poi ci sono le multe non fanno piacere a nessuno, non fanno piacere ai cittadini, né fanno piacere a quanti le irrogano, ma si tratta di far rispettare il codice della strada. Quanto è stato incassato con le multe e quanto è stato previsto con la redazione del nostro bilancio? Questo potrà sembrare una cosa banale, ma in realtà è una rivoluzione copernicana, perché fino a un certo passato, quando bisognava chiudere i bilanci, si gonfiavano le previsioni di entrata e questo, fatto per anni, ha determinato un sacco di problemi. Oggi c'è una nuova contabilità pubblica che perlomeno noi interpretiamo con rigore, ma questo dà frutti. E ora ci spostiamo all'Aquila per parlare di problematiche legate al lavoro, perché scatta la cassa integrazione per i 20 dipendenti dell'Accord Phoenix, azienda che avrebbe dovuto reimpiegare 130 lavoratori dell'ex polo elettronico. Giorgio Alessandri. Dopo il sequestro di parte dello stabilimento è scattata la cassa integrazione per i primi 20 dipendenti riassunti dall'Accord Phoenix, la società di triturazione di rottami metallici che a regime avrebbe dovuto riassorbire circa 130 lavoratori dell'ex polo elettronico aquilano. L'ammortizzatore sociale coinvolge 13 operai e 7 impiegati per la durata di 13 settimane a far data dal 1 febbraio. L'azienda, che si è insediata all'Aquila con un investimento da oltre 50 milioni di euro, 11 a valere sul 4% dei fondi per la ricostruzione destinati allo sviluppo economico, aveva assicurato altre 58 assunzioni in due step, il primo nel novembre scorso e l'altro entro i primi mesi del 2017. Invece non si è proceduto con le assunzioni promesse e i lavoratori già impiegati sono finiti in cassa integrazione. A sottoscrivere la richiesta di cassa integrazione anche FIM e UIL. C'è poi il filone giudiziario, con l'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila su presunti reati ambientali, che ha portato alla apposizione dei sigilli da parte della Guardia di Finanza e si è poi allargata con un nuovo filone per l'inchiesta che riguarda l'ipotesi di reato di truffa in concorso a carico del direttore generale Francesco Baldarelli. Insomma, una situazione complicata per un'azienda che avrebbe dovuto, almeno era stata presentata così, risollevare le sorti dell'occupazione aquilana. E ora parliamo di sanità, torniamo a Pescara, manifestazione questa mattina in Piazza Unione sotto la sede del Consiglio regionale da parte di una rappresentanza di genitori di alcuni bambini autistici che sono curati presso un centro di Lanciano, protesta perché la regione vorrebbe tagliare i fondi, vediamo. Oggi c'è questa protesta qui sotto il Consiglio regionale a Pescara, voi siete genitori di bambini che hanno problemi di autismo, chiedete alla Regione di non tagliare dei fondi che metterebbero a serio rischio l'assistenza ai vostri figli. Oltre che chiediamo alla Regione di non tagliare i fondi, chiediamo alla Regione di erogare dei fondi che già sono stati stanziati. Il problema grosso è che questi ragazzi hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24. Perché non sono completamente non autosufficienti e se dovesse persistere questa situazione che la Regione non eroga i fondi, il centro ha già comunicato che le prestazioni verranno tagliate. Questo significa che cosa? Che i nostri ragazzi probabilmente saranno costretti a rimanere a casa e a non usufruire di assistenza da parte di operatori specializzati che sono fondamentali per cercare di migliorare la loro situazione di vita e la loro autosufficienza. Il problema grosso è che in mancanza di questa assistenza che cosa succede? Noi genitori non sappiamo che cosa succederà quando noi non ci saremo più.
Quindi il problema grosso per questi ragazzi è garantirgli un futuro e un minimo di umanità e di autosufficienza per cercare di far fare a questi ragazzi una vita il più degna possibile. Cambiamo ancora pagina, dialogo interreligioso con gli studenti che interrogano il Vescovo e l'Imam sulle possibilità di costruire l'integrazione religiosa, un'iniziativa che ha visto protagonisti nel Teatro di Atri, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Teramo, l'Istituto Superiore Zoli e la Scuola Civica Claudio Acquaviva, Tania Bonnici Castelli. Com'è possibile costruire l'integrazione tra credenti di religioni diverse? Qual è la strada per aprirsi all'altro in un percorso di solidarietà e fratellanza? Chi strumentalizza le religioni per disseminare odio, violenza e morte? Sono questi alcuni degli interrogativi spesso posti dagli studenti emersi durante l'incontro svoltosi nel Teatro Comunale di Atri per iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Teramo, dell'Istituto di Istruzione Superiore Zoli e della Scuola Civica Claudio Acquaviva. Alle domande degli studenti atriani hanno risposto Michele Seccia, vescovo della diocesi Teramo-Atri, e Mustafa Bazzami, imam della comunità islamica abruzzese. Oggi, e siamo in tanti, dico siamo perché non voglio puntare il dito mai contro nessuno, a sottolineare più ciò che non va. E poi diventa polemica, diventa contrapposizione e certi spettacoli non sono né educativi né pedagogici. Cerchiamo di dialogare e di confrontarci sul concreto, sulla ricerca del bene, di ciò che promuove la dignità della persona e il bene sociale, il bene comune. Il messaggio è quello di sempre, cercare di andare incontro all'altro, al diverso, di conoscerlo, di cercare di arricchirsi e arricchire, di non avere paura di ciò che è diverso e di essere pienamente consapevoli che senza dialogo non andremo da nessuna parte. Per tutti il senso profondo dell'incontro sul dialogo interreligioso che si è svolto ad Atri è stato quello di invitare i ragazzi ad essere protagonisti della propria vita, sempre, e non diventare mai strumento di altri. Siamo arrivati alla pagina dello sport, partiamo dal calcio per parlare della difficilissima situazione che sta vivendo il Pescara. Ieri dopo la sconfitta con il Torino, silenzio stampa, a parlare è stato solo il DS Luca Leone, con la posizione di Massimo Oddo che si è fatta davvero molto difficile. A tal proposito questa mattina c'è stato un incontro tra il presidente Sebastiani, il direttore sportivo biancazzurro Luca Leone e i giocatori componenti della Rosa proprio per parlare della posizione del tecnico. Nel pomeriggio invece prima Leone incontrerà il tecnico Massimo Oddo e poi ci sarà l'incontro tra Sebastiani e l'allenatore, ma a questo punto comunque, come già anticipato anche nella serata di ieri, la posizione di Oddo è davvero molto molto complicata. Andiamo a vedere quello che invece è accaduto sul campo con l'ennesima sconfitta dei biancazzurri per 5-3 all'Olimpico di Torino. Un Pescara da film horror per un'ora e comunque almeno decoroso solo nella seconda parte di ripresa, perde e male all'Olimpico di Torino in una gara che ha fatto imbestialire i 100 tifosi biancazzurri arrivati in Piemonte per assistere ad una gara che pensavano diversa anche dopo quanto accaduto in settimana. I numeri della formazione di Massimo Oddo, messo in discussione per la prima volta al rischio esonero, restano impietosi e da brividi, con un lungo finale di stagione che potrebbe assomigliare quasi ad un'agonia. Il 5-3 finale è ingannevole perché per tre quarti di partita non c'è stata quasi storia. La sveglia del finale non può giustificare quanto fatto, anzi non fatto, da Bizzarri e soci per 70 minuti e ora inizia una settimana che potrebbe regalare più di qualche sorpresa. Davanti a 15.000 spettatori agli ordini del signor Maresca di Napoli, l'arbitro della gara promozione di Trapani, si presenta un Pescara con il solito modulo e con Fornasier centrale in coppia con Stendardo e Meunchai a centrocampo con Verre Brugman. Nel Torino c'è la stessa formazione della vigilia con il 4-3-3, pronti via e al secondo Iago Falco e sul primo affondo Granata, tutto solo davanti a Bizzarri, firma l'1-0, neanche il tempo di riorganizzarsi che al nono Ageti fa 2-0 sugli sviluppi di una punizione calciata a centro area e dopo una torre perfetta di Belotti. Squadra abruzzese evidentemente ancora negli spogliatoi, visto che al quarto d'ora il gallo Belotti, lanciato in contropiede, se ne va tutto solo verso Bizzarri, andando a firmare così il tris. Oddo impietrito in panchina al 27esimo effettua la prima sostituzione.
posizione, rifermando negli spogliatoi Castanossa al posto di Crescenzi, mentre poco dopo al 34esimo arriva la prima vera occasione per il Pescara, che capita sui piedi di Caprari, che trova una grande risposta di Joart. Dopo un primo tempo a dir poco deficitario, nella ripresa Massimoddo manda in campo Coda al posto di Stendardo, già ammonito. In curva sud intanto i 100 supporters adriatici abbandonano il settore loro riservato per protesta, così come accaduto anche nella gara con la Lazio. Il reframe in campo è sempre lo stesso, con il quarto gol di casa segnato all'ottavo da Ljajic con la complicità di Bizzarri. Oddo sconsolato si siede in panchina prima della cinquina firmata al 16esimo da Belotti. Per la formazione pescarese una brutta cartolina. Il resto della gara non è però senza storia, con i Granata che prima non infieriscono e poi rischiano. Da segnalare anche al 26esimo un tiro centrale di Memushai parato da Hart prima della più clamorosa delle autoreti di Ageti, che nel tentativo di anticipare un avversario infila il suo portiere. Alla mezz'ora è Ben Ali a segnare il gol del 5-2, rendendo la pillola solo un po' meno amara, visto che il giocatore di origine libica al 38esimo segna anche la rete del 5-3 finale. Per il Pescara troppo poco in una gara dominata dal Torino per almeno 70 minuti. E al triplice fischio finale in casa adriatica sono iniziate le riflessioni della società, anche e soprattutto sul futuro di Massimo Oddo. E ovviamente vi terremo informati su quello che accadrà nelle prossime ore in casa Pescara, aggiornamenti nel corso della seconda edizione del TG6 alle 19, ma anche e soprattutto questa sera dalle 21 in diretta dai nostri studi con Replay, la trasmissione dedicata al Pescara e condotta da Enrico Rocchi. Ora parliamo di Lega Pro, perché per il Teramo quella di oggi è una giornata importante e fondamentale per il prosieguo della stagione. Alle 18.30 ci sarà infatti il posticipo di campionato in casa del Fanalino di Coda Fano. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Al Mancini saranno in gioco l'onore e la classifica. Il Teramo che affronta il Fano, Fanalino di Coda, staccato di 4 punti dai biancorossi, ha l'ideale match ball per allontanare il rischio di retrocessione diretta, vincendo proprio in casa dei marchigiani. Per farlo servirà a regalare a Zauli il suo primo successo da allenatore del Teramo, ancora mai arrivato tra prima e seconda esperienza sulla panchina, centrando 3 punti buoni per iniziare la risalita e con la gara contro il Pordenone ancora da recuperare. Il tecnico che rischia la panchina proprio nella città in cui vive, in caso di risultato negativo, dovrebbe in sostanza confermare la formazione che ha pareggiato domenica scorsa contro il Sant'Arcangelo, ma preferendo Tempesti a Barbuti per affiancare Sansovini. Per Carraro si profila un'altra panchina, con Di Paolo Antonio trequartista e Sales in ballottaggio con Carcalis sulla parte sinistra della difesa. Non devo difendere me stesso, io voglio difendere i giocatori, e che i giocatori secondo me meritano risultati diversi e lotteranno, sono strasicuro che lotteranno fino all'ultimo secondo per ottenere questo tipo di risultati. Poi il mio futuro coincide con i risultati, questo lo so, mi sembra scontato, non ci stiamo dicendo niente di nuovo. Dall'altra parte l'Alma Juventus Fano, degli ex Ferrani e Borrelli, non avrà in panchina Cuttone, squalificato per 2 giornate, e dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha perso domenica scorsa contro la San Benedettese, fallendo la rimonta. Allora è una squadra che ha cambiato tanto, davanti ha comprato Melandri, Fioretti e Germinale, che quindi sono andati sull'esperienza, su giocatori importanti per la categoria, che la società ha fatto investimenti importanti in questo mercato di gennaio, quindi ha mandato un input ai giocatori di voglia di salvezza, e avendo fatto il giocatore quello è un dato molto importante. Chiaramente sono concentrato su di noi, nel senso che noi dobbiamo pensare a fare la partita migliore che possiamo. Noi abbiamo fatto la nostra scelta ben precisa, io sono straconvinto che i nostri giocatori ci porteranno alla salvezza, quindi non faccio giochini da fantacalcio. Oggi i miei giocatori li vedo molto molto seri, molto concentrati sull'obiettivo finale, e a prescindere da momenti negativi o meno, la determinazione che ci stanno mettendo, non ho nessun dubbio sulla loro voglia di salvarmi, quindi io non sostituirei veramente nessuno. A dirigere la sfida salvezza al Mancini, Meleleo di Casarano, con fischio d'inizio alle 18.30.
Parliamo ancora di calcio con la 15ª edizione del Premio Prisco, perché questa mattina la giuria che si è riunita a Bolognano, giuria presieduta da Sergio Zavoli, ha comunicato e ufficializzato le terne che si contenderanno la conquista dell'ambito premio. Per quanto riguarda i dirigenti di società, si tratta di Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, di Maurizio Stirpe, patron del Frosinone, e di Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, tra l'altro vittima proprio nei giorni scorsi di un'aggressione prima della partita Avellino-Verona. Per quanto riguarda gli allenatori, sono stati designati Giampiero Gasperini dell'Atalanta, Rolando Maran del Chievo e Simone Inzaghi della Lazio. Infine i calciatori: Paolo Dybala della Juventus, Bernardeschi della Fiorentina e Andrea Belotti del Torino. Premio speciale di giornalismo: Nando Martellini, la terna vede Riccardo Maria Cucchi di Radio Rai, Massimiliano Castellani di Avvenire e Angelo Carotenuto di Repubblica. E chiudiamo con il rugby: vince l'Irlanda all'Aquila per il secondo turno del Sei Nazioni femminile, grande successo di pubblico. Niente da fare per l'Ital Donne nella seconda giornata del Women's Six Nations 2017. Di fronte al caloroso pubblico del Fattori, oltre 4.000 gli spettatori, le azzurre hanno ceduto 3-27 all'Irlanda. Il primo tempo equilibrato, con l'Italia che parte grintosa e respinge gli attacchi del 15 di Tierney. Nella fase iniziale dell'incontro sono le ospiti a portarsi avanti, ma a causa di qualche errore di troppo in fase offensiva e soprattutto della solida linea di difesa delle azzurre, l'Irlanda non riesce a concretizzare. Dopo una meta a metà tempo annullata all'Irlanda, il punteggio viene sbloccato solo al 29esimo con un piazzato di Nora Stapleton che porta la sua squadra avanti 3-0. Il 15 di Gian Domenico è ordinato e determinato e si fa sentire sui punti di incontro e placca a tutto campo. Il primo tempo termina con le azzurre in attacco e un piazzato centrato dall'ala Michela Sillari, che sblocca finalmente il tabellino dell'Italia. All'inizio della ripresa il momento peggiore per le azzurre: due mete nel primo quarto d'ora ad opera di Lions e della neoentrata Spence dimostrano tutta l'incisività del pack irlandese, con le ospiti che si mantengono nella 22 italiana per tutta la prima metà della ripresa. Al 60esimo è il capitano Paula Fitzpatrick a siglare la terza meta, sempre frutto del lavoro in mischia irlandese, e a spegnere le velità di Sara Barattini e compagne. Sul finale c'è spazio anche per la meta del bonus offensivo per l'Irlanda, con Anna Tiller che attraversa quasi tutto il campo e va a schiacciare oltre i pali. Cioè, come sempre in tutte le partite abbiamo visto cose positive, ripeto, alla luce delle prime due giornate di questo torneo sicuramente una maggiore concretezza in attacco è quello che dobbiamo cercare di sviluppare di più, anche se la prossima partita mi sa che tocca difendere. Coach, qual è stata la cosa che gli è piaciuta di più in campo oggi? Ma ho sempre detto, insomma, la determinazione delle ragazze, il loro atteggiamento è sempre la cosa che ci fa continuare a lavorare sicuri di avere un gruppo motivato, e quindi quello per fortuna rimane sempre un punto fermo e ci lavoriamo con piacere. E con il servizio di Giorgio Alessandri siamo giunti al termine della prima edizione del TG6. Il prossimo appuntamento con l'informazione è previsto come sempre per le 19. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.